Ciao a tutti ragazzi, non prendeteci l'abitudine perché non faremo video così spesso, però visto che siamo in Toscana, stiamo facendo appunto un'esperienza in un bambuseto. Siamo nel bambuseto. Che bel fresco che c'è qua, nonostante la calura fuori. Sì, Che belle zanzare che ci sono qua, aspetta. sta mangiando. Mazza. Però ci sta bene, c'è fresco. Cosa stai facendo? Mangiando le api regine. Che le api regine. No, al principio è lo stesso. Segni le canne con il colore in base all'anno. E questa qua è di quest'anno. Vedi, questa la pellicina bianca. E invece io sto segnando quelle dell'anno scorso, che sono quelle con la striscia qua bianca, che poi diventa nera o quella. Anche questa qua. E visto che il weekend ce l'avevamo libero, siamo venuti qui a Sant'Anna di Stazzema. Siamo saliti a prendere un po' di fresco perché sono i primi di luglio e fa caldo. E niente, abbiamo parcheggiato il camper appunto in piazza di Sant'Anna e adesso siamo venuti a fare un giro a vedere il museo. Adesso andiamo a vedere il Museo della Resistenza, che è costruito nella vecchia scuola elementare di Sant'Anna. E poi andiamo all'ossario là su in cima e al Belvedere. Ok? Va bene, adesso andiamo qua al museo e poi ci facciamo un giro a piedi per i sentieri, perché qui ci sono sei sentieri ad anello e tre sentieri del CAI. Cercheremo di fare un giretto breve, non abbiamo voglia di camminare tanto, quindi faremo due pezzi di un paio degli anelli. Stavamo chiedendo giusto appunto perché siamo finiti qui, oltre perché ce l'hanno consigliato, ma siccome la strada sono 10 km di strada panoramica, dove per panoramica si intende sì, un bel panorama sulla Versilia, ma strettissima, infatti sono dovuta scendere a fare la vigilessa, e al museo, subito all'ingresso, c'è la domanda perché siete qui, per conoscere, riflettere e ricordare. E adesso scopriamo cosa. Nell'estate la guerra aveva spinto nel piccolo paese dell'Alta Versilia circa un migliaio di sfollati in cerca di rifugio dalla battaglia e dai bombardamenti che imperversavano sulla costa versilese. Case, stalle, fieni, ogni luogo vedeva uomini e donne accolti dagli abitanti del paese, nonostante la scarsità di cibo e di risorse. La serenità di quel posto fra i monti faceva sperare di essere al sicuro. Invece, la mattina del 12 agosto del 1944, proprio a Sant'Anna, si consumò uno dei più atroci crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, ai danni della popolazione civile. Verso le 7 di mattina, tre compagnie di soldati tedeschi appartenenti al secondo battaglione del 35° reggimento della 16ª divisione corazzata Reichsführer-SS giunsero in cima alla vallata di Sant'Anna, dall'alto, da tre diverse direzioni. Una quarta squadra salì da Val di Castello per bloccare il sentiero che veniva dal basso.
200 soldati armati di mitragliatrici e lanciafiamme circondarono il paese, attuando un preciso rastrellamento a tenaglie per impedire ogni fuga. Razzi luminosi solcarono il cielo da più direzioni, illuminando le vette dei monti. Erano i segnali che dettero il via alle operazioni e misero in allarme la popolazione. Gli uomini fuggirono nei boschi, convinti che si trattasse di un rastrellamento. Vecchi, donne e bambini rimasero nelle loro abitazioni, sicuri di non avere nulla da temere. Invece, nel giro di poche ore, centinaia di corpi rimasero a terra, senza vita, bruciati, stanziati, offesi. Le testimonianze dei superstiti, soprattutto quelle dei bambini, che assistettero allo sterminio di familiari e amici, sono drammatiche. Nelle borgate, i militari rastrellarono gli abitanti, li spinsero nelle stalle o nelle cucine, lanciarono bombe a mano dalle finestre e spararono all'interno con mitragliatrici. Appiccarono il fuoco per distruggere e cancellare tutto, corpi, case, stalle, animali. Oltre 130 persone furono radunate sulla piazza della chiesa e qui sterminate a colpi di mitragliatrici. I corpi accatastati uno sull'altro, coperti poi dalle parti della chiesa, furono bruciati, rendendo difficile il riconoscimento e il conteggio delle vittime. Prima di mezzogiorno tutto era finito. Le pattuglie si diressero verso l'Ordi Castello. A Sant'Anna rimase il silenzio, rotto dalle grida e dai lamenti dei sopravvissuti. Le fiamme e il fumo non si sparsero dalla vallata e ancora più giù, fino al litorale, annunciando il dramma in tutta la Versilia. Adesso stiamo salendo l'ossario. Siamo usciti dal museo purtroppo perché siamo arrivati tardi e chiudeva alle 18. E peccato perché saremmo stati dentro volentieri a leggere di più e insomma era molto interessante. E niente, adesso che doveva chiudere siamo usciti e andiamo a vedere l'ossario e al punto panoramico. Comunque questa è la Via Crucis, questo sentiero è chiamato... È la Via Crucis. Infatti ci siamo fermati, di già. Comunque avete capito perché eravamo indecisi se venire, perché è un luogo un po' complicato e triste da presentare in esatto. Un video. Perché? Cioè non vogliamo far diventare questo video, è giusto ricordare, far vedere quello che è questo posto, però ecco non... Perché a Sant'Anna il 12 agosto 1944 si sono presentate quattro truppe di tedeschi e hanno raso al suolo la popolazione civile, che non erano solo gli abitanti, perché accoglieva anche gli sfollati dalla Versilia, quelli che pensavano di rifugiarsi in un posto un po' più tranquillo e sicuro in mezzo ai monti, ed erano 1000 persone, più gli abitanti 1400, 1500, e quanti ne hanno ammazzati? 500, e praticamente aiutati dai fascisti italiani. Sono stati portati su perché si arrivava solamente a piedi attraverso mulattiere, e quindi hanno tappato tutte le vie di fuga e praticamente hanno mitragliato, hanno ucciso tutti, donne e bambini e insomma vabbè, brutta, prete, animali, dato alle fiamme. E tutto alla fine per rivendicare il potere per questi poveri cristi che si erano solo rifugiati e pensavano ci fosse tra di loro anche qualche partigiano. Insomma. E comunque io di queste cose non sapevo nulla, cioè io la storia la sto imparando qui adesso perché... ce l'hanno spiegata qualche giorno fa consigliandoci di venire qui, ma per me è tutto nuovo,
non conoscevo questa parte di storia. Vabbè, comunque vi consigliamo di venire, perché noi non siamo così bravi a raccontare la storia, quindi vi consigliamo di venire, sì, solo se avete un furgonato, però, perché la strada non è proprio agevole. Noi abbiamo fatto parecchia fatica e abbiamo incrociato un'auto e un pulmino e abbiamo fatto fatica. Quindi se avete un mezzo un po' grosso, no, vi sconsiglio di venire, piuttosto trovare un parcheggio giù e magari con i mezzi pubblici, se ci sono, salire. Eccoci all'ossiario. Dopo andiamo a vedere il belvedere, dal punto belvedere, ma già da qui c'è una bellissima vista. Non so il belvedere cosa può esserci in più. Adesso andiamo al belvedere, che però c'è il sentiero, non è che sia bellissimo per andare al belvedere, proprio un sentierino, mi sa che non passa tanta gente di qua. No vabbè dai, era solo un pezzettino. Qua è più bello. Arrivati al belvedere. Torniamo al camper, basta. Volevamo fare un giro più lungo, ma ci è passata la voglia, quindi adesso prendiamo un altro sentiero e tagliamo, che porta giù. È quello giallo. È sempre quello giallo? Sì. Allora è il più breve, diciamo. 45 minuti. Rapido, adesso è tardi, sono le 7 passate, non fa più neanche caldo, però vogliamo andare giù al camper a rilassarci. Non abbiamo voglia di faticare oggi, di camminare. Dopo in camper vi facciamo vedere una cosa che abbiamo fatto col bambù. Ah sì, bellissimo. Bella questa passeggiata al fresco. E però c'è Milka che ogni tanto agguzza, guardala, e sentiamo dei rumori nel bosco, ma non riusciamo a vedere che cos'è. E siamo ritornati al museo, abbiamo finito il giro, quello giallo, bello. 45 minuti, facile. Arrivati al camper. Allora, adesso vi facciamo vedere un attimo
Quello che abbiamo fatto in questi giorni al Bambuseto, vabbè, no. In questi giorni. Una cosa che abbiamo fatto al Bambuseto, bellissima, e poi vi salutiamo. Guardate che bello, è uno scacciapensieri. E c'è proprio un bel suono, perché sembra proprio i campanacci delle mucche. Infatti Milka ogni volta che lo sente tira sulle orecchie. Vabbè, comunque siamo molto soddisfatti, è bello. Non abbiamo fatto quasi niente, abbiamo solo infilato le corde, però... Era già bucato. Impareremo a farlo. Va bene. Ciao a tutti ragazzi. Adesso andiamo a mangiare, doccia e via. Al prossimo video. Ciao. Ciao ciao. Ciao.